Hai delle piante da appartamento nel luogo in cui vivi o lavori? Se la tua risposta è no, beh, dopo aver visto questo video ti renderai conto che le piante non solo danno riposo alla vista, sono anche in grado di far aumentare la nostra produttività e di ridurre l'ansia. Vedrai, ti verrà voglia anche a te di aggiungere un po' di verde nei tuoi interni. 6. Il gelsomino riduce ansia e depressione. Cosa ti viene in mente quando senti la parola Jasmine? Una principessa Disney e entusiasta di vedere un mondo completamente nuovo? Beh, anche la pianta di Jasmine o gelsomino può mostrarti un mondo completamente nuovo. Eh sì, un mondo senza ansia e depressione. Secondo alcuni scienziati tedeschi della Ruhr University, l'aroma del gelsomino ha incredibili proprietà curative per le nostre condizioni emotive. Vedi, al giorno d'oggi ci sono un sacco di tossine nell'aria, che sono una delle ragioni per cui molte persone sentono stress e ansia. Il gelsomino migliora la qualità dell'aria dentro casa o in ufficio, e respirare il suo aroma calmante può aiutarti a tirarti su di morale e a liberarti di altri problemi di salute mentale come gli attacchi di panico. Alcuni scienziati tedeschi hanno testato queste proprietà del gelsomino sui topi. Dopo aver annusato questo profumo soave per un po', i topi erano meno agitati del solito. Gli scienziati hanno quindi ipotizzato che il gelsomino potesse essere una buona alternativa ai farmaci forti. Infatti hanno esaminato le scansioni del cervello dei topi e hanno constatato un effetto positivo sulle cellule nervose. Quindi, se stai cercando un modo naturale per ridurre l'ansia, tirarti su di morale, essere più lucido e persino equilibrare gli ormoni, pianta una pianta di gelsomino in un vaso di fronte alla scrivania o sul davanzale della finestra e respiralo profondamente. E se vuoi anche un'alternativa sana ed efficace ai sonniferi, prova l'olio essenziale di gelsomino. Si sa, fa miracoli col sonno da secoli. Per prosperare, il gelsomino ha bisogno di un terreno poroso e di non essere direttamente esposto ai raggi solari. 5. La Sansevieria trifasciata ci fa essere più produttivi. Ti capita mai di andare in ufficio con la voglia di essere produttivo, ma di non riuscire a concentrarti su nulla? Potrebbe esserci qualcosa nell'aria o forse manca qualcosa. Uno studio congiunto condotto nel 2014 da scienziati britannici e olandesi sottolinea che quel qualcosa potrebbe essere la pianta giusta. A quanto pare le nostre amiche verdi svolgono un ruolo molto importante nella nostra vita professionale, più importante di quanto possiamo pensare. Il team di ricerca ha confrontato i livelli di produttività degli uffici con piante in Inghilterra e in Olanda per diversi mesi e ha scoperto che gli ambienti aziendali senza piante hanno uno staff meno produttivo del 15%. A quanto pare, quindi, le piante non solo rendono più belli e intimi i nostri uffici, ma fungono anche da stimoli naturali per la produttività, migliorando la qualità dell'aria, il che ha una correlazione diretta con i livelli di energia. Come il gelsomino, la Sansevieria emette un odore calmante che aiuta a smaltire lo stress delle scadenze in ufficio. E se non credi agli scienziati, potresti credere al Feng Shui, che ha influenzato la vita di milioni di persone per secoli. Secondo il Feng Shui, una Sansevieria messa nel posto giusto può fare miracoli, producendo energia protettiva e purificante. Inoltre, la Sansevieria può aiutarti se soffri di irritazioni agli occhi, mal di testa o problemi respiratori. E poi, è una pianta che richiede poche attenzioni, quindi è proprio difficile farla morire. 4. Edera comune, dracena e gerbera purificano l'aria. L'aria pulita e fresca fa miracoli per il nostro benessere ed è in grado di curarci in qualsiasi condizione. Dopotutto ci viene da cercarla di tanto in tanto. E gli scienziati della NASA sanno benissimo quanto vale, dato che nello spazio non ne hanno tanta. Così, nel 1989 hanno effettuato delle ricerche su come le piante da interni migliorino l'aria. E hanno scoperto tutta una serie di piante in grado di ridurre i livelli di sostanze dannose quali benzene, tricloroetilene e formaldeide. Sarai sorpreso di scoprire che l'edera comune può benissimo stare dentro casa. Purificherà l'aria per te. È particolarmente indicata per assorbire musse aerodisperse ed è importante per chi soffre di allergia. Una cosa che dovresti ricordare è che l'edera ama il sole e il terreno leggermente asciutto, quindi se decidi di prenderne una, assicurati che siano soddisfatte queste due condizioni. Se stai cercando una pianta facile da mantenere, dall'aspetto modesto e persino più efficace dell'edera comune, una dracena o tronchetto della felicità potrebbe essere la soluzione migliore. È stato dimostrato, infatti, che questa pianta è la più efficace nel rimuovere la formaldeide dall'aria. Inoltre odia la luce diretta del sole e non ha bisogno di molta acqua, quindi tieni le sue foglie verdi e gialle lontane dal sole e farà miracoli per la qualità della tua aria.
Chi invece preferisce piante che fioriscono e illuminano la stanza sarà felice di sapere che anche la gerbera è andata benissimo nei test della NASA. Si è rivelata la pianta più efficace nel pulire l'aria dal benzene. Durante la notte produce un sacco di ossigeno e può aiutare chi soffre di apnea del sonno, oltre alle sue capacità di pulizia dell'aria. 3. L'aloe vera fa guarire la pelle. L'aloe vera è la prima pianta che ci viene in mente quando pensiamo alla salute e a uno stile di vita più sano. È la sostanza chiave di molte creme e unguenti, medicine e bevande. Tuttavia, forse non sai che non sei obbligato a comprarla già lavorata per godere dei suoi benefici per la salute. Al contrario, puoi proprio prenderne una pianta grande e tenerla in casa, e quando ne hai bisogno puoi applicare il suo succo, simile a un gel, direttamente sulla tua pelle. Il succo è contenuto nella parte interna della foglia, quindi devi solo tagliarne una per farlo uscire. È stato usato per millenni per trattare tutti i tipi di ustioni, congelamento, condizioni pericolose della pelle e herpes labiale. Una cosa importante da ricordare è che non devi esagerare con l'acqua, perché l'aloe preferisce un terreno leggermente asciutto. E per quanto ami il sole, sotto la luce diretta può bruciare, quindi dovrai stare attento. 2. La lavanda aiuta a dormire meglio. Estremamente bella, ha un odore soave e delle proprietà antistress imbattibili. Eh sì, è tutto vero quello che si dice sulla lavanda. Dopotutto ci sarà un motivo se è usata in candele, sali da bagno e prodotti per la cura della pelle. È un'ottima idea per qualsiasi stanza della tua casa, ma se la metti in camera da letto ti permetterà di apprezzare le sue proprietà lenitive al meglio. Uno studio del 2013 sull'effetto della lavanda sul sistema nervoso da parte di scienziati tedeschi e iraniani ha dimostrato che funziona alla grande quando sei troppo nervoso, ansioso e irrequieto. E il suo odore, a quanto pare, è un fantastico ed efficace rimedio naturale per l'insonnia. La lavanda ama ricevere tanta luce solare ed essere innaffiata abbondantemente, ma dovresti farlo solo quando il terreno è quasi asciutto. 1. Il rosmarino favorisce una buona memoria. Hai mai sentito dire che il rosmarino è un grande stimolatore naturale della memoria? La medicina popolare lo usa per questi scopi da secoli e nel 2013, con uno studio della Northumbria University, i suoi benefici sono stati scientificamente provati. È più efficace sotto forma di olio essenziale, ma anche semplicemente annusarlo ha grandi effetti e può aiutarti a memorizzare le cose più facilmente. Assicurati che prenda abbastanza luce solare e annaffialo abbondantemente durante la stagione in cui cresce di più, ma non in inverno. Inoltre, potalo dopo la fioritura. E tu, hai delle piante a casa o in ufficio? Faccelo sapere nei commenti qui sotto. Non dimenticare di mettere like al video, di condividerlo con i tuoi amici e di fare clic su iscriviti per restare su Il Lato Positivo della Vita.